delle collane, innanzitutto mettiamole distinte, sono intersecate, diciamo così, collane fatte con la famosa, come si chiama, questa, oddio, non mi viene, un laccio, insomma, alla spighetta romena, eccola qua, a tre. E davanti poi, ho inserito questi elementi qui, perline e gocce e viola. E risulta carina, la chiusura è fatta con una goccia viola. Questo per stare sul macramè. E che dire di questo lavoro, che però non è esattamente la spighetta romena, ma è una variante che è uscita fuori da un errore fatto da me mentre la lavoravo. È uguale, è tutta uguale, così sembra disuguale, ma non lo è. E questo è il pendente, per cui dovrebbe reggersi quando uno la indossa, certamente avviene, perché c'è il collo, eccola qua, con questo pendente, carina rossa, ecco il pendente, alzati un po', un bel vasetto pieno di fiori, no? Legato, ma non legato bene. Questo è molto semplice, è sempre la romena a tre e così, ma sembra rosa, invece arancione. Allora vediamo un po' di far vedere questo arancione, così, con pochi elementi che sono molto carini, ugualmente arancioni già sotto, e come chiusura uno degli elementi che è una specie di botticella, perché di lato ha dei distanziatori. Ah, poi che dire, mancano ancora lavori, perché ce l'ho in un altro posto. Che dire dei braccialetti? Allora, la spirale sceneglie, tratta da, come tecnica, da Sara, la grande Sara, è figurata, cioè lavorata, diciamo così, in questi due braccialetti, questi due. Questo è sul rosa, come viene non lo so, è rosa e delle perline piccole nere in mezzo, così. E questo è multicolor, vabbè, ve l'ho detto, io l'adoro il multicolor, non so come non facciano il piacere i colori, monocolore, insomma, dopo un po' piuttosto noioso. Allora, andiamo ai braccialetti, questi non sono grandi. Un'altra collanina, molto molto semplice, con i famosi pendenti di moda. Poi questa è tutta di legno, tutta. I colori sono le olivette, queste grandi rosse, e le piccole sono verdi. Là sembrava tutto un altro colore, invece, allora, verdi, vediamo un po', alziamo, verdi, così questa si infila dal capo, quindi passa. E giù uno di queste rose, questi fiori preconfezionati che si comprano.
Allora, alci bracciali sono spirali, scusate, molle, dalla molla armonica 1 a questi colori, che sono salmone, verdino, un po' mescolati, insomma. Però sono veramente d'effetto, molto adatti alle ragazze di oggi. Vabbè, è uno. Un altro è questo. È più lungo, eccolo qua, ugualmente, vari colori, principalmente mi pare di vedere blu, celeste, eccetera, e meno me li ricordo, li ammucchio. Un altro più piccolo, nel senso che ha due, sì, due volute. E alla fine mettiamo sempre degli elementi un pochetto o a goccia o a così, botticella, insomma, come si vuole chiamare, rossi, dovrebbero essere rossi, ecco qua, va bene? Andiamo ai braccialetti macramè, famosi, ma oh, cioè questo era il più lungo, più bravo, il più ricco, perché è fatto con le perle rimaste, ma quelle grandi, e sono 1, 2, 3 volute. Finisce ognuna delle tre, no, le ultime due, con queste due perle celesti qui, questi celesti, questi celesti qua. Poi c'è questo braccialetto, me l'ero dimenticato, ecco. Perché si poi si attaccano l'uno all'altro, pure carino, no? Carino, con quelle più piccole. Adesso mi rendo conto che nei tutorial si vedono le cose molto più grandi di quello che in realtà sono, e spesso ingannano, ma ingannano per l'infilatura del filo, delle stesse rocaglioline, degli stessi, non lo so, cipollini, qua sono dei cipollotti piccolini, e tutto quanto, perché sembrano molto più grandi nelle foto, anche perfino questo. Allora, andiamo ai braccialetti macramè famoso. Dunque, questo qua, il motivo non lo so se si vede, però ecco, io l'ho, il braccialetto così. Io successivamente ho preso l'ago e l'uncinetto e ho messo delle perline, no, non le ho lavorate insieme, in mezzo una perla di quelle tipo Pandora, insomma, con l'apertura larga, e tutto lo scorrimento del bracciale, delle perline color argento, così, color argento. La chiusura è la stessa del perlina del centro, sono quindi le due Pandora, così, ecco, come vedete. È sul viola, però è un filo particolare perché in mezzo a argento, un filo d'argento, è fatto così il filo, insomma, non c'è bisogno di mescolare. Allora, forse è così. È più carino, eh? Andiamo agli altri.